Buongiorno dalla rassegna stampa, venerdì 19 aprile 2013. Marini salta, ora sfida Prodi D'Alema. Questo è il titolo di Repubblica per la corsa al Quirinale. Nel sommario, Bersani propone al partito una nuova rosa, Renzi cambiare tutto, Grillo insiste su Rodotà. Due fumate nere per il Quirinale, quindi spunta Chiamparino, Berlusconi contestato a Udine, l'impossibile dialogare con questa sinistra, elezioni a giugno. Giugno, una cosa drammatica, scusate, ma mi sento di doverlo dire, che noi paghiamo gli stipendi anche a chi vota Rocco Siffredi e Valeria Marini e tanti altri, uno scandalo. Davvero, in un momento in cui ci sono imprenditori che si suicidano, persone che non arrivano alla fine del mese, famiglie che sono ridotte sul lastrico, qui si pensa a fare i cretini e basta. Scusatemi, ma sono davvero indignato. Non me ne frega niente se a dirlo è Grillo, se a dirlo è Sello, se quello che volete. Qui siamo in mano di una manica di fannulloni. Scusatemi, ma non ce ne può davvero più. Prima di tutto bisognava fare il presidente del governo, eleggere un governo, avere un'amministrazione, commissioni che vanno a farsi benedire. Il governo che non c'è, si pensa a litigare per mettere a posto gli equilibri politici e gli interni ed esterni. Ma vabbè, insomma. Carlasco, annullata la soluzione di Stasi, quindi la Cassazione interviene, il processo è da rifare, la rabbia di Alberto, mi perseguitano, il padre di Chiara è Chiara verità dovuta. Esplode una fabbrica, 40 morti in Texas, Obama a Boston, non ci fermeremo. Intanto a Boston un altro fatto di cronaca, un uomo ha ucciso un poliziotto. Vediamo se c'è qualche altra cosa, come dire, di peso. Basta, andiamo avanti. Fatto Quotidiano, disastro Bersani, Marini, affondata anche Bersani. Insomma, faccia un passo indietro. Il candidato condiviso con Berlusconi, impallinato nella prima votazione, accantonato nella seconda. Il segretario costretto a fare retromarcia, si decide a consultare deputati e senatori. Ma i veti incrociati bloccano tutto. Perché Marco Travaglio nel suo editoriale parla anche di bicamerale, poi l'offerta del Movimento 5 Stelle, Rodotà ancora, Pierluigi alla fine sbianchetta la sua coalizione, fuori gioco, dai su ragazzi un altro giro, a Pierluigi vai a casa che è tardi, vedete, con un bicchiere di vino. Insulti e tessere bruciate, la rabbia del popolo del PD, centinaia di militanti assediano Montecitorio. Sono arrivati alla Camera con l'obiettivo di far cambiare idea ai parlamentari per evitare il suicidio del partito e in Toscana i giovani occupano tre sedi. Niente accordi col Caimano Berlusconi, quindi. Già partita la sfida Prodi D'Alema, il nome di Draghi per sparigliare. Mamma mia. Renzi in cassa la prima vittoria, ora punta tutto su Palazzo Chigi. Vediamo un po'. Il carrello dei bolliti, il direttore Padellaro ne ha ben d'onde, ce n'ha parecchio da scrivere. L'Osservatore Romano, un'altra tragedia scuote gli Stati Uniti, poi Venezuela al muro contro muro, vietato abbassare la guardia sulla sicurezza del pianeta. Il Sole 24 Ore, Banca Centrale Europea apre ora sul credito alle piccole e medie imprese, anche perché nonostante le banche abbiano avuto una bella iniezione di liquidità, di credito alle piccole e medie imprese non se ne parla, non si capisce poi perché di fatto. Dal sistema bancario sostegno il nuovo veicolo per aiutare le aziende, le piccole e medie imprese, è l'ossatura del paese. Marini affossato in aula, il PD va in frantumi, per la quarta votazione sale l'ipotesi Prodi, in pista anche D'Alema, Movimento 5 Stelle insiste su Rodotà. Debiti pubblica amministrazione verso il pagamento a chi è in ritardo con contributi. La seconda casa è in vendita, costi troppo alti di gestione in tempi di crisi spingono i proprietari a vendere. Valori in lieve calo in Liguria, Puglia, crollano in Romagna. Guardate che splendore, guardate che spettacolo. Abbiamo questo, non si può più vivere di niente, godere più nulla di quello che abbiamo, né di quello che uno onestamente è riuscito a mettere da parte. Milano può essere capitale del design per tutto l'anno. Andiamo avanti. La moda, par quasi un insulto in questo periodo, comunque nelle regioni tessili e moda il pilastro anticrisi, quasi un insulto parlare di moda così come fattore di gossip, non lo è naturalmente in termini di economia. Calzedonia oltre 1,5 miliardi, aprirà 400 negozi nel 2013, evviva, meglio così. Il Sole 24 Ore, tempi serrati per i pagamenti dei comuni, basta giochi, dalla richiesta di aiuti alle certificazioni, tutti i passaggi che portano alla estinzione
delle fatture. Nazione nazionale, un abbraccio che è tutto un dire, o comunque così, una tenerezza, boh. Marini Bersani, noi siamo la nazione, Marini Bersani, Colle democratici spaccati, salta l'ex leader CISL, primarie per un nuovo nome, tornano in corsa, D'Alema e Prodi e Berlusconi avverte, così si va a votare. Il Papa tira la cinghia, no al bonus conclave, delusi dipendenti. È un Papa che mette giudizio questo, eh? Via dall'addizionale IRPEF, le detrazioni per i figli, Toscana cambia la finanziaria, l'elefante paralizzato, il commento è tutto ciò che riguarda la nostra burocrazia, la nostra politica. Base PD rivolta, bruciate le tessere, a Prato e Capanno rioccupazione dei circoli e Renzi piomba a Roma. Montepaschi abbelliva i bilanci, Montepaschi, i finanzieri da JP Morgan. Carlasco annullata la soluzione di Stasi, case, Passerini ce ne va bene, lasciamo perdere solo Firenze. Andiamo al Messaggero nazionale. Marini affondato, ora si gioca la carta Prodi, ma c'è da vedere anche qui perché insomma, certo che non è ben visto dal PDL, no? È anche l'unico che ha battuto Silvio Berlusconi. Quirinale, due fumate nere, non passa per 151 voti d'intesa col PDL, tempesta nel PD, Bersani tenta oggi l'unanimità sull'ex premier o primarie su una rosa con più nomi. Signori miei, è ora che torniamo a votare. Non so come, non so chi, ma bisogna eleggere qualcun altro. Bisogna davvero mandare a casa tutti, non se ne può più, compreso Grillo. Perché ha fatto, ha detto, però ora non ha messo in condizioni nessuno di poter dialogare, neanche i giornalisti, avete visto bene come ci tratta. Carlasco, processo da rifare, annullata la soluzione, a Stasi, la Cassazione cancella le due sentenze, alla Camera psicodramma Democrat, alla fine Pierluigi abbraccia Angelino, non si sa più davvero da chi parte, da che parte stanno. Vabbè. Non va bene per niente, arrivano le prime sagre di stagione. Cacciagione a Schiavo, Marciano, Chianina e Suino, Monte Crastiglia, Sparagi a Pietrafitta. Dalla regione i premi a chi affitta. Messo a punto anche un piano per le case ai single. Ottima iniziativa. In Umbria, Quirinale in salita, Marini non ce la fa. Sfida proprio di D'Alema, ma vedremo. Il congresso CISL e la tentazione del populismo. Giuseppe Castellini, il direttore. Qui c'è Arzu, uno degli imputati. Il PM hanno ucciso il carabiniere Fezzuoglio, dategli l'ergastolo e l'isolamento. Commercio a Terni, le associazioni, il comune abbassi le tasse. Bombole esplosa, casa sotto sequestro, Foligno più incidenti, causa buche, arte rubata. In mostra anche l'Umbria. Avanti ancora, Corriere dell'Umbria. Due ergastoli per Fezzuoglio, incendio per l'omicidio Fezzuoglio. Le richieste della procura per Arzu e Pala, via anche la patria potestà per il capo della banda. E qui il sogno, signori miei, sta andando proprio male per il nostro aeroporto. Union Camere alza la voce in difesa dei siti minori, tra cui il San Francesco d'Assisi, aeroporto a rischio chiusura. Ma ve lo immaginate, dopo tutti i soldi che ci sono finiti dentro, oltre al servizio, oltre al valore simbolico, oltre... cioè, bisogna fare una levata di scudi, tutta la regione deve alzare la voce, tutta. Doppia fumata nera per Franco Marini, le fa promesse di matrimonio intanto truffa. Denunciato, finto vigile del fuoco, si era fatto consegnare dalla donna denaro e oggetti di valore. Qui c'è Costa Magna, eccola Stranieri, secondo l'altra candidata. Primo ad essere presentato Giovanni Paciullo, vertenza San Gemini ha aperto il tavolo di crisi. Ok, andiamo a vedere il Messaggero locale, falsi ricoveri, 1000 interrogati, l'inchiesta del NASA analizza altri casi sospetti negli ospedali, intanto nel mirino, sale ancora il numero delle persone che sono state ascoltate tra indagati e testimoni, è Luca Benedetti, poi il PDL ai cattolici e il PD, smettete di fare la stampella. Avanti trasporti, il giallo delle società riverniciate, Umbria Mobilità acquistate ma non sempre era un affare, svelato il mistero del germanico, scoperta al Museo del Bronzo, unico al mondo. E domani purtroppo, che a fine settimana, Gilberto Scalabrini ci dice che ritorna il freddo. Andiamo ai giornali telematici, umbriajournal.com, primo carosel, pedopornografia nei guai, noto medico Perugino, è la stessa cosa che dovremmo aver trovato nella nazione locale, se, scusate, l'ho saltata di netto, ok?
chiedo scuse ai colleghi. Pedopornografia, medico arrestato, clamoroso Perugia, aveva in casa immagini raccapriccianti. A 17 anni voleva gettarsi dal ponte delle torri, un quarto d'ora di terrore ai piedi sul muretto, poi la polizia riesce a farlo desistere, salvato dal baratro, in va in frantumi il PD Umbro e, visto il clima di tensione interna, si congelano le feste. Lady Crack di nuovo in carcere, fuori politici da Palazzo Gallenga, dice la Costamagna. Fezzuoglio, ergastolo ai killer di Arzu e Pala. Torniamo ai telematici. Umbria Journal, dicevo, pedopornografia nei guai, noto medico perugino. Omicidio Fezzuoglio, PM chiede due ergastoli. Centrali e biomasse, cittadini ridotti a cavie. Crollo gettito IVA, Confcommercio, effetto prevedibile, non ripetiamo l'errore. Prima casa, 1,5 milioni di euro ai single. Carburanti ed evasione fiscale. Confindustria, crisi profonda anche in Umbria. Umbria 24, omicidio Fezzuoglio, ergastolo per Arzu e Pala. Quirinale, Verini lancia Cassese, brega Parlamento spaccato, Rossi e PDL noi compatti. Poi caso Goracci, il comune di Gubbio si costituisce parte civile, gravissimo danno all'immagine e al prestigio. Umbria Left, il primo carousel, prendiamo ora, eccolo qua, omicidio polizi perché la pistola rischia di inguaiare i due menenti. Rettore dell'Università per Stranieri, Lidia Costamagna presenta il suo programma. Avanti della Vecchia, del Partito Rifondazione Comunista, votare Rodotà per rispondere alla domanda di cambiamento. Prima casa, 1,5 milioni per i contributi ai single. Guardiamo un attimo i carousel, quantomeno i carousel, le immagini di Belfiore. Vedete, questa è la presentazione di Costamagna, da professoressa Costamagna, qui c'è anche il video e poi qua sotto una serie di slideshow che richiamano un po' a tutto quanto è avvenuto nei giorni scorsi come video. È tutto video e foto, è tutto per questa rassegna stampa, vi auguro buona giornata a tutti.